Salve a tutti amici e ben trovati, sono i prossimi Terra, eccoci qui per un episodio di FC24, remota What If, con il caro Tiago Motta. Terzo episodio in cui vedremo come finirà questa simulazione di carriera e allenatore con Tiago Motta che porterebbe le sue idee alla Juve. Questa è la nostra squadra, una buona squadra secondo me, ma che ha avuto, dopo l'inizio ottimo, un tracollo incredibile, perché si erano finiti quinti. La squadra è iniziata a essere demotivata e infatti se non andiamo a vedere la Brosa, tutta la squadra ha un mouse, hanno un mouse su prestazione del giocatore, nel senso come se fosse un giocatore che non gioca bene e si deprime. Ma tutta la squadra, dovete sapere che io in pratica a che ero imbattuto, FC ha detto, sai guarda, è tanto tempo che io non perdo, è imbattibile, cioè dal 2-1 con la Cagliari. Ho detto questa cosa, abbiamo avuto la sconfitta con l'Inter, col Monza, col Napoli, col Genoa. Con l'Inter, guarda, ci posso anche stare, che sono in casa, la squadra forse è a suo livello, vabbè, può perdere la parte contro l'Inter, la parte con il Monza. Con il Napoli, che è un gioco dovrebbe essere il Napoli dell'anno scorso, ma siamo sempre in casa e non siamo la Juve. E anche il Genoa 4-3 è un quadro roboante, tipico di fine in cui la tira di fine forza 4-3, 5-6 e via dicendo. La squadra si è rimontata tantissimo e si è iniziata a perdere. Fortuna, sono andato in campo io, potete con lo Frosinone, vincevo per 3-0, sono posti colpo si perdeva, e la Juve si è un po' ripresa con il pareggio con la Roma e la vittoria con la Salernitana. Ora c'è il mercato, io ho bloccato tutte le offerte dove più forti, sinceramente non voglio fare nessun acquisto perché la squadra è quella che è abbastanza forte. Non mi servono cambi perché anche io dovrei tornare a Calafiori, se mi serve un giocatore posso far tornare qualche giocatore in prestito come Miretti o qualche attaccante che è tipo Ken. Insomma, secondo me va più che bene così. Ora noi continuiamo questa terza parte, facendo lo stesso modo, ossia si vanno partita e partita, perché questo gioco di FC24 ha molti problemi nella simulazione. È più come un gioco simulativo in cui, come Football Manager, tu riuscivi a fare qualche cosa di interessante su una squadra da semicenatore, non ti hanno messo la possibilità di avere la visuale è bellissima da allenatore sul campo. E quindi siamo sette noi a simulare così. Io qua rifiuto e qua rifiuto. Anche Gitter. Cioè non c'è più la possibilità di avere di simulare tranquillamente. Perché succede qualsiasi cosa. Perché il gioco fa in modo che tu devi perdere, non puoi vincere. E quando il gioco si incamonisce a farti perdere, la squadra inizia a, ovviamente come realmente, ma da un bug del gioco che ti deve far perdere tutte le partite, la squadra risente, cioè se in realtà è inizia a essere motivata, a perdere motivazione, insomma andare molto male. È un caso se quando mi sono entrato nel secondo episodio di FC è uscita la verità che riguardava il fatto che, anzi non una verità, è uscito un TikTok dei video in cui si parlava del nuovo 2K FIFA 25, è un caso, ne parliamo in qualche video. Sembrava che era già uscito quando io uscivo questo episodio, ma io l'avevo fatto in questo momento. E devo dirvi che sono fiducioso su quello che potrebbe essere il nuovo gioco di FIFA. Perché FC24 il suo lo sa fare. E ha fatto sempre buoni giochi di sportivi. Infatti 2K25 NBA ha demolito quella che è la controparte di EA Sports di EA NBA. Vedo se ne caccia lo stesso oppure no. Comunque non ho una simulazione veloce. 3-2-1. Vinciamo da 1 con gol di Vlaovic, Matheus Henrique e l'altro è Vlaovic. Doppietta, oh, Vlaovic torna a segnare. Molto bene. E sono anche fiducioso di 2K perché non è stato mai una compagnia che ha stavolto il gioco. Certo, NBA è un gioco totalmente differente. È un gioco all'americana in cui l'aspetto organizzazione che tanto FC e IESA sta portando è... c'è, da c'è lì, però la cosa buona è che appunto non ha mai e ci si è destravolto il gioco e quindi ci sono buone speranze. Io UEA lo potrei andare in prestito, però non con titolo di riscatto. Delega prestito secco, io non lo vendo UEA, lo faccio anche cambiare entrata di non è il momento, spero aver contato, ok, vabbè la squadra è già quella che è, ok, vado a fare gli allenamenti. Ecco, questa cosa degli allenamenti è la cosa più bella che c'è in questo gioco, davvero. Allora, vai su prestazioni, per favore. Ok, grazie. Vai su prestazioni.
Qua c'è a posto, dovrebbe essere Danilo a posto, e Kenny un po' di prestazione in più, Locatelli idem, con Miles ok, Vlaovic un po' ok, Larente un po' di più e Chiesa è al massimo. Bene. Abbiamo un giocatore qui, c'è Agatti che deve allenarsi, deve ritornare in formissima, Ken non ha giocato, Sule deve allenarsi, va bene ragazzi. Insomma, speriamo bene che questo nuovo gioco di FIFA dato da 2K sia la risposta a FIFA, perché, anzi a EA Sports, perché Konami ha fatto un buon gioco, ma manco sembra non voler calare l'asso, fare le calomasse che tanto vogliamo, e un po' mi dispiace. Mentre per quanto riguarda, appunto, altri titoli, cioè, ci sarebbe solo 2K, o chi avrà FIFA, sembra che 2K avrà FIFA, e la risposta può essere confermata perché poi ci sono i mondiali, la FIFA World Cup, essendo FIFA World Cup, FIFA vuole avere il suo gioco almeno prima che ci sia la World Cup. Almeno la penso così. Andando di alla sinistra, ma se sei titolare, vedete, cioè lui è titolarissimo. Questa è una scuola che fa niente morale. Ma cioè, tu sei titolare? E se c'è così tutto con la sinistra, sono io. Ma sei tu il titolare? Io, anzi, la scuola partita ho cambiato solo Chiesa che è a destra. Cioè, che cavolo c'entri tu? Ah, ma vabbè, comunque, porto tutti questi, già sono a posto, va bene, Simone c'è anche questa partita, 3-2-1, Lecce-Juve, 0-0, con Lecce 0-0, là, non si accettare, l'Inter intanto batte Bergamo Calcio, non so se sia buona notizia, io ormai stanno dritto, non so per altre squadre, c'è anche la Coppa Italia col Monza, e giochiamo con le riserve a Brosa. Una barosa. Ramo allenamento. Kin è al massimo. Un po' di lucidità mi serviresti. Il disto per non giocare. Rovella, lucidità assolutamente. Adesso sono a posto. Giallo a posto. Gatti. Un po' di lucidità. Vabbè, non sei insopportabile, lui era a posto, Johnson, città, a posto, e Perin, lucidissimo come non mai, va bene. Andiamo a giocare questa partita col Monza, Coppa Italia, non so secondo i piani. Ingaggio, tra altri giocatori di come 20 anni, potete sbagliare la votazione, ok. Cagliamo il giocatore per tu mi fai, secondo te lo porti difensore, mi sa che dovrei fare forza questo, no, mentre mi cacceranno. Qui hanno accettato l'accordo con il prestito, breve termine. Accettiamo il breve termine, dai. Guai, in prestito non sai male. Nel frattempo non mi serve fare il vivaio, sennò qui mentre mi cacciano. Allora, non vivaio, tanto lo ci può giocare. E lo può giocare forse no, ci si impazzisce, va bene, adesso con la abbiamo già perso una volta, non vi prendo un'altra volta, quindi mi piace per Ken, ma mettiamo Vlaovic 3-2-1, ma dai, 3-3 perdiamo i rigori col Monza, what if, ma non ha più senso in questo gioco. Ok, partita con l'Empoli, tutti in formissima. Si mosso veloce, 3-1, andrà bene. 3-2, con Comasi che sbaglia un rigo, ma 3-2 è la vittoria. Dov'è? Qua ci sta pure che bug legato alla formazione. Mi sa che quando c'è una formazione che gioco con il 3 l'anno scorso, si vedrà quelli semplici. Questo mi sa che è il contrario. Com'è la difesa a quarta volta sarà oggi? Cioè non se ne va. Tanto come andiamo in classifica. Siamo contro l'Inter, siamo terzi. Scala, arriviamo all'Inter. Come esploratore per la scuola ancora. Cosa c'è ancora? Che c'è ancora Danilo? Che hai? Ma che c'ha Danilo? Dov'è? È scomparso. Bremer si aspira con Juventus. Ok, dov'è Danilo? Dov'è? Provo di vederlo. Vediamo un poco che dicono queste cavolate. I senatori sono scontenti del gestore del club e chiedono dei cambiamenti. Vediamo che sarebbe tentando di convincere il mister a prendere le mente dei giocatori e trovare un modo per trovare il morale. Ma guarda, cosa che devo cambiare? Cioè, è rarissima cosa che gli altri possono lamentarsi, ma primo anno ne ho bene, siamo quinti e gente qui ho paura,
Io qui prossimo anno la seconda partita, ma sono stato a fare questo costretto. E cosa entrare in campo? Perché stasera non si può andare così. Siamo una partita, dai. Non possiamo andare così male. Non si può andare così male. Ma per me è Si stanco, che parte sembra col calcio lento, d'inizio per i dai. nerazzurri. Dai. Cicigo. Dai, guardalo lì. Dai, la Chiesa. Dalla Tentativo Chiesa. di Dai, che liberare l'uomo con succia. questa giocata. Finale. Alla palla del E possibile gol. vantaggio. Con 1-0. Mai, se non ci Risultato che si credo. sblocca. Se non ci siamo oggi adesso è Castagnoli. buono. Se non ci siamo oggi è buonissimo perché riusciamo a campo Ecco ieri dei che riparte giocatori che ci nerazzurri che controlla dovranno prima. Se non si cercare chiamano come almeno il stanno, pareggio devono sullo aspettarsi di sbuccio di un più. gol. Dai, su, vediamoci le andate che ci hanno Partita fregato la partita da 2 straordinaria. a 1. Interviene. Ora lasciano un sapore ancora più Perché dolce. fare questo Coloro pallone ora? che spesso fanno la differenza Non tra i capisco giocatori. perché. Beh, tutti ci finiscono, noi vinciamo contro il 2-0, ci vendichiamo e facciamo un'ottima vittoria in casa dei rivali, dei cugini nerazzurro. E il punto andiamo a sempre sei terzi, però un punto dell'Inter e 3 del Milan che passa l'Inter. Il Milan deve ringraziarci tantissimo. Bene, Calafiori è tornato in forma, meno male. Mamma mia, che rottura di scatole. Danilo, stavi sperando di essere stupido. Ragazzi, mi hanno chiesto di parlare. Siamo un po' di la decorazione. Ma abbiamo vinto! Cioè, abbiamo vinto questa partita. Ecco, magari c'è Mista, è vero che sta migliorando. No, no, ancora si lamentano. Bene, è stato positivo, ma la squadra ancora sembra essere triste. E hanno giocato ora con l'Udinese. Mi vuole il Messico. Ciao Messi, è stato un piacere. Andiamo a te, Juve-Udinese. Derby tra i bianconeri. Udinese, mamma mia. 4-1-3-1-1. È un 5-3-1-1 in realtà, mamma mia. Dicevo, se è un gol, su tiki-taka, chi lo sa. Intanto tutti sono in forma. Senza problemi. Andiamo, anzi, molto veloce, 3-2-1, perdiamo, 3-1, ok, Vlahovic, a Stapello, Romero e Chiesa, ottimo, il Milan perde con Napoli, quindi in teoria dovremmo essere o primi o alla pari con il Milan, dirò a loro però, siamo primi, Lazio 50, oh, siamo noi, Juve 50, Lazio 50, Napoli 50, Milan 50, Inter 40, non abbiamo così combattuto mai visto nella storia del calcio, mai visto, complimenti. Vedo che abbiamo sconfitto, ma più pareggi. Già pareggi del Napoli. Simulazione veloce. 3-2-1. Vinciamo 3-2-9. Locatelli, Henry, Cambiaso, Vlahovic, Mito. C'è sempre queste goleate le cose da fare. Cioè, io la difesa è best impalicabile. E no. Cioè, abbiamo proprio la difesa. Ok, vedete con Frosinone. Tutti in formissima. Bene. Anche se è un po'. Ancora gialla, ma dai, ci siamo. Simulazione veloce. Ti prego. E vabbè, 2-0 con Frosinone. Bergamo calcio. Milan batte il Bergamo 4-3, ma 2-0 con Frosinone in casa. Che era ultimo. Cioè, Frosinone era ultimo. Dai, utile riesce a batterci in casa. Va bene. Intanto, però, io ho fatto le cose della primavera. Manca l'ultimo ruolo, sei difensore. E cosa ancora? Il logico in Napoli. Io qui la vedo malissima. Gian Moreno, Politano, Kvaratskhelia, Florentino, Nemanja Mendes, Danta, anche se anche lui Mendes. Andiamo a simulare questo, però normale, va bene, siamo tutti stanchi. Dai, però. Dai, però, perché sta cosa? Dico, metti oggi questo qua. E Olivera dell'ex. Ah, ci fa il gol dell'ex, chi lo sa, la Fiori mette posto i gatti. E poi si pensa un altro attaccante che ci può servire. Sì, partita andiamo. Vediamo un po' come va questo Napoli. Cominciamo a perdere contro Mamara Calcio d'inizio Shabili. per la Juve. Potere greco. Arrivano notizie dagli altri campi. Dai, Tosca 1 gol!0. Gol Lorente! Proprio brillante del lui! tecnico. Che risultato. Faccia così. Mazza che lega sulla Hanno ragazza. aperto le marcature Dai per la prima ragazzi, volta. Arriva Romero. dai. Dai caso. In 5 Prova il secondi. cross. Attenta la 2-0 palla. E c'è fallo Dusan. straordinario al volo. Dusan Esecuzione Vlahovic. perfetta. Proprio lui, 2-0 Juve. Vediamo Dusan la che ripete ad finale, ma allungato vince con portandosi Napoli sul che 2 a prima ci ha 0. fatto il culo all'andata. Bellissimo il gioco. Tiene senza problemi. Novantesimo, dai che finita, dai che finita, dai che finita, arbitro. Dal colpito 2-0 da Pino. La Napoli. Juve porta a Non casa. subiamo gol, vittoria contro il Napoli, Milan Lazio 3-0. Cioè, 2-0 contro il Napoli e poi 2-0 contro il Napoli. E si è molto realistico il gioco. Siamo secondi a 3 punti da Milan, almeno
però se in Napoli, vedete? Ecco, lo scontro diretto siamo noi davanti, per un gol fatto subito, un gol non subito, diciamo. Ok, Atalanta che sta vicino a noi con 3-4-1-2, Lucco è stanchissimo, almeno questo. Scamacca è informissima, andiamo un po', una squadra poi molto stanca, che non ho fatto il cambiamento della... Poi lascio giocare loro, non mi interessa. E... ma io so che cambio... Poderoci Johnson. Edison Sanchez. Che è una posizione che non è piaciuto. E Disa. Ma dentro loro, chi lo sa. Comunque, io qui si muove veloce. Me la rischio, anche so che c'è scrive dall'alto. 2-1. Chiesa, Scamacca e Danilo, il capitano. Si fa sentire lui, il capitano. Allora. Subito proprio allenamento, per favore, subitamente. Ok, siamo da marzo, 3 contro 3 gioca col 5-3-1, che ci ha poi potuto in casa, occhio, anzi poi in casa, ma occhio tanto. La squadra è... non c'è McKennie, adesso cambio scontatissimo, ci portiamo di nuovo il buon Sanchez. Altri cambi non farei, tranne che fosse solo ancora una volta per il Diz. Si va a giocare un po' di più e sono meno scontenti. Si muove veloce, 3-1, io paurissima. 2-1, Larente Vlahovic risponde all'agonizia di Torsby al 3 minuti all'inizio. Questo è fatto e fa gol. Una battuta al suolo. E come andiamo in classifica? Come andiamo? Siamo? Non dico altro. Ok, partita a... con la Lazio siamo a fine marzo, in partita abbiamo solo poi aprile e maggio. Anzi, aprile e metà maggio, si deve guardare il 3 classico. La Sarri maniera, squadra su McKennie è un po' fuori, è un po' stanco, vediamo come a terra sono così, magari esercitamente a meno. Tocci ottimo il Diz, si muove veloce, io ho paura, Lorente è stanchissimo, bel gioco Lorente, 3-1, 2-0, doppietta di Chiesa, bene, benissimo. Ok, vediamo la Fiorentina, che mi c'è anche battuto, ci abbiamo pareggiato, no, ci abbiamo pareggiato 3-3, non ricordo. Calcio di inizio, non è passato com'è, con Mainz è squalificato, adesso mettiamo... noi sotto vedere, mettiamo qualcun altro, mettiamo Sanchez, dai. Mettiamo Sanchez lì, il talento messicano che lascia qualcosa in più, si muove veloce, c'ho Porissa, 3-1, vinciamo, doppietta chiusa del gol dell'ex. E gli altri ancora da giocare, va bene. Io non guardo più classifico in poi. Guardo sui risultati. Vinciamo che continuiamo a vincere. Basta. Partita col Torino. Derby della Mole. Lo gioco il 3-5-2 con Kyogo e Duvan Zapata. Questi ci fanno male. Troppe partite buone sono andate. Partita squadra che è in forma. Simons veloce. Ho paurissima. Oh, 2-0. Con Mainz sbaglia ancora rigore. Io cambio con Mainz rigore. McKennie Chiesa. Ecco, ormai sotto io mettiamo un sopra, ci può... in realtà non è proprio rigorista, non saprei. Ok, partita con Cagliari che giocheranno palla lunga col 4-4-1-1 con Daka. Pazzo Daka, questa qua è una bestia, non si fa male. Squadra che è in forma, va bene. Non è basso in panchina, non ci posso fare niente, si muove azione veloce, 3-2-1, chiudo gli occhi. Vinciamo 4-1, cambiasso, Romero, Chiesa, Yankto per loro e con Myers. Mi sa che non ci fanno male perché... dopo una vittoria roboante, c'è una paura assurda. Appunto, vediamo la classifica. Vedete contro il Milan. Siamo a 6 punti sul Milan. Attenzione. Ok, partite contro il Milan. Una sfida per lo scudetto. Lo gioco con 4-4, cioè 4-2-3-1 o 4-4-1-1. Non si vede comunque con Pulisic e Renato. Non c'è Leao. Sono sovvenduti. Io sono andato ad Andrea a simularmi. Per questo mi posso giocare che magari hanno giocato meno e che volevo giocare di più. Non so se di gatti, ma ci mettiamo Giallo o Calafiori a posto di Riperini, ci mettiamo il buon San, il buon Sule e andiamo a simulare in 170, lo fece per lui McKennie per 80, simulazione partita normale, mamma io qui la vedo brutta, molto brutta. Gara che comincia col primo possesso per il Milan. Di l'intervento del portiere che salva forte il risultato. Dai, con i cambi. Manca ancora da giocare. Dai ragazzi, siete freschi, fate fare danni, aspettate palla. Dai, su, su. Fatti veloci. Ma Federico, mamma Federico, no, da solo è troppo solo Chiesa.
Finisce 3-0, finisce 3-0. Va bene, proprio così, ragazzi. Siamo primi, davanti al Milan, 26 punti. Siamo risultato lontano il distacco di 6 punti. A questo punto, allora, mancano 4 partite. 5 punti su Napoli. Ah, oh, peccato. Perché poi su Milan erano 6, perché ora sono 5? Ho visto male io. Comunque, 5 punti su seconda, ragazzi. Dobbiamo resistere. Ora c'è anche la Roma, partita difficile. Difficilissima. Noi siamo ancora a 5 punti. No, il Milan ha giocato e ha vinto. Quindi, oddio, la Roma sarà difficile. Abbiamo partito con l'andata 5-3-2, mamma che squadra, difesa con Asbun. Ma io vedo una simulazione veloce, 3-2-1, io chiudo gli occhi, voglio vedere, oddio, 3-3 con fortuna anche di Romero. Vlahovic, Chiesa, Spinazzola, Miretti, che Miretti, col contorino, Miretti, di mortacci, Inter vince 2-0. Peccato. Andiamo più 3 sul Milan e il Napoli ha perso, peccato. Ecco davvero. Seguo, ma accetto un'offerta, per favore, pigliate Villo. 3 settimane Romero, no. 3 settimane Romero, no. È il miglior Colosseo. Alla Fiori. Spero di non pentirmene. Che gioco vado overall. Ma io voglio te che la Fiori torna in teoria. Va bene. Ok ragazzi, partiamo con la sanità, mancano 3 partite, il Milan ancora da giocare, la sanità non vuol dire altro, ma sapete cosa voglio dire, che è partito bene in teoria. Va bene, mettiamo Calafiori, non lo so, Calafiori è il titolare, doveva essere lui, però sto gioco sapete quanto sia maledetto che cerca sempre di guardare l'overall più che la squadra in generale. Però dai, su, si mozza per secondo la sanità, no. 3-0, che Danilo Lorente con Myers va bene, e il primo è andato. Altre partite che si mancano per fine stagione, vediamo un po' che succede. Il Milan ancora ha vinto, il Napoli sono a 5 punti, allora, programma allenamento. Ok, ultima partita, giusto con il Monza che ci è andato in Coppa Italia, ci ha fatto perdere durante la striscia di sconfitte, siamo a 3 punti, giochiamo quindi in contemporanea. Romeo è nuovamente a disposizione, però non saprei. Sento meglio, sono andato a giocare a spero di poterci nel campo. Il tuo posto spano è importante per noi. Sento un potenziale, ho fiducia in te. Come sono anche un po' di giovani, però non lo so. Andiamo alla partita. La Fiori è meritato dare a lui titolare e in più. Cioè, hanno pure questi Awar col pane march. Questo è un battuto. Va bene, a guardare questo esterno. Allora, ci portiamo il buon... No, dov'è? Romero, Ermeio e Colosseo in panca. Ci portiamo... ci portiamo il Sule. Perché in caso c'è la prima azione della Serie A, io scendo in campo. In effetti non andremo a seguire come partita normale. Mi piacerebbe fare anche azione salienti, no? Dov'è? Simulazione tattica? Però... simulazione partita classica, facciamo così. Calcio d'inizio, bastava un paio di gentoria, ma sappiamo come vanno con questo gioco, sappiamo come va questo gioco. È un gioco su Monzo, sta dominando in gran nostra. Weston McKennie, grande Chiesa, numero in aria. Mamma mia, una difesa impenetrabile. Allora Locatelli, fai qualcosa di buono. Mentre lì sembra 5 santanti lì. La palla che rimbalzava. Vai Dusan, no, di Gregorio. Dopo di Gregorio da gennaio mi sarà meglio. Ci toglieva al Monza almeno. Ed esteticamente quando alla Juve. Comunque, già nel primo tempo a me questa cosa che ovviamente siamo liberi a combattere, ovviamente non esce. Molto non esce, che si alza lui la coppa. Ricomincia il match dell'Allianz Stadium, primo possesso. Sfugge bene. Mamma mia, su Monza, dai, su, non può. Ma davvero col Monza, tutta la giornata, questo non ho niente da dire. Portiere sugli scudi nell'occasione. Mamma mia, ci ha fatto perdere la Coppa Italia e poi magari lo scudo ci fa fare perdere su Monza. Perfetto equilibrio.
pure il fallo così da botto, senza senso. Vai ragazzi, vadalo, vada Federico, vada Federico. Non può, devo scendere in campo io lì, devo scendere in campo là io, devo scendere. Cazzo, sopra l'attacco, la sente meglio di, ha fatto segnato da lì. Con Chiesa sì. Dai ragazzi, su. Allora, gestione della squadra, allora. Cambiaso, Olivera, Romero, poi fai CC tu, si mette. Bremer. Poi fai DC però. Tu puoi fare posizione a sinistra con la più mi sembra, sì sì. No, tutto. Mettiamo qui McKennie, Ederson. E ok. Va bene così. Nilo. Non sto scendendo in campo ora io. Bremer. Hanno abbassato il baricentro gli avversari. Po' difensivo, attenzione. Posizione interessante. Dai ragazzi. Da pure il palo di Lorente, non ci credo. Allontana la minaccia. Marco buttalo via, fagli mano, fagli qualcosa. Dai cambiasi, perché esci, dai, dai. Vantaggio solo sfiorato e il risultato resta in bilico. No, no, mamma mia. Aspetta bene questo tentativo al portiere. Ci andiamo in campo noi, va. Ci andiamo in campo noi. Perché la lanci così in aria? Difendila, bravo. Quasi McKennie. Sfida della Fiorentina, colleghiamoci subito. Ma Lorente? Beh, Lorente per Vlahovic. Vlahovic, becchi il tiro! E vaffanculo Fiorentino a zero! Federico Chiesa! Federico Chiesa, proprio lui! E vaffanculo anche FC24! Dai ragazzi! Ci ho trovato a casa sta vittoria, ci ammettiamo! Il Monza, quanto ha fatto squadra, raga, per l'esternazione, ma... Samonza mi ha fatto troppo soffrire. Dai, su, su. Izzo. Izzo Matizio. Dai, ragazzi. Ho provato di superare il gol. E vabbè, raga, io ne riprendo su Lorente. No, vabbè. Ha previsto che l'avrei passata. Non... Impossibile sta cosa, impossibile. Dai, Caldiro che va sul passaggio. Ma vai, Chiesa. Lasciali tutti lì, Chiesa. Lasciali tutti lì. Rientra. E Vlahovic, il tiro. E il 2-0. Dušan Vlahovic. Federico Chiesa. 2-0, ragazzi. Ci mettiamo a casa lo scudetto. Dai così, e non è che io tipo Juve, ma in generale contro FC24 che è davvero un gioco del ramengo, non per dire parole peggiori. E che esultanza è questo, va. Mamma mia, 2-0, ciao Tonacca, ciao Monza, ciao Monza, ciao Monza, e l'alziamo questa coppa, alziamo questa coppa. Io sparisco, lascio tutta la festa, ecco. Mamma, signora attenzione. Celebrare la conquista del titolo e iniziare con i festeggiamenti. Vero Pier, la certezza matematica era già arrivata nella precedente giornata fuori casa, ma vuoi mettere a festeggiare davanti al proprio pubblico, davanti a questo pubblico il sapore è sempre diverso ed è giusto essere premiati per questa stagione che hai fatto trionfale fino alla fine davanti alla tua gente. Ah, quindi eravamo già campioni, ma... A che frame va questa sostanza? Wow. A che frame va questa sostanza? I sorrisi, l'emozione, le pacche sulle spalle e la coppa pronta da alzare al cielo. Un premio meritato per il grande lavoro svolto, Pier, per i tanti sacrifici fatti per arrivare a questo successo. Chiunque giochi a calcio sogna di vivere momenti come questi e di poter alzare un trofeo, ed è quello che sta per succedere a loro oggi. Molte loro colleghe e colleghi vorrebbero essere al loro posto, fidati. E alza, capitano, alza questa coppa. A gennaio eravamo tanti così per dispersi, la squadra contro di noi. Nessuno più ci credeva, ma con il ritorno siamo tornati più forti che mai. E questa squadra aveva i cosiddetti poteri. Cioè, non poteva non vincere, a meno scudetto. Ma a che frame va? Mazza, che schifo questo gioco. Neanche sostanza non può fare, oh. La mamma mia, questa vittoria e il pubblico li accompagnati. Ma che è, com'è quella mattia e PSI, ma che è epilettico qui, non avevo bene che avessi momenti molto rallentati, non so come definirli, veramente orribili. Comunque dai, eccoli qua. Guarda che Calafiori, ha trovato pure Calafiori, guarda l'infortunio, povero ragazzo. Juventus campione della serie, che ormai sa che
Dice qua poi è bloccata, ma poi è ritornato con noi. Anche c'è Giallo, c'è tutto, c'è Ederson. Niente. Faccio un'intervista. Faccio un'intervista con arroganza. Allora, ha detto che già sicuro abbiamo vinto, però non so se volevano. Applausi. Ammazza, scusa, ma non c'è più la voce di parlare. Scusa, Juventus è rimasto battuto per ben 12 partite consecutive. Tutto mentre i giocatori. Complimenti, vanno per tutti i ragazzi. Persone autoritarie, buone. E vedi, lì qui esce la motta. Detto per la Commedia Monza, questo ricordo di un mostro. Ho mai pensato di non vincere oggi? Sì, l'ho pensato tutto il momento di non vincere. Non avevo dubbi. Mandiamo da scuola alle stelle. Va bene, sì. Oh, vale, vale. Fine diversamente. Ora ho pensato alla prossima partita, che sarà il prossimo anno, ma ok. Insomma, ragazzi, dai, non andiamo a questa stimolazione. Tanto FC sia un gioco. Ma cosa c'è, Vlovic? Tutto a posto, solo Vlovic che ha un po' di labirintismo. Non so se va a tenere catapulto in movimento, non so se si muove male, ma... Ma raga, ma che cacchio? Non so più fare neanche né le sultanze né qui le notizie. Cioè, le pene ok, la faccia del braccio ok, il posteriore, le cosce e la parte della schiena inferiore fino alle spalle, un senso. Poi c'è Vlaovic che se può tornare, se può tornare un po' in posizione, non ce la fanno. E poi... Neanche se non fa più questo, io non ci posso credere. Non ci posso più credere, non ne ho più, va. Antonio Ricci, che sei il regista, va a fare un regista. Questo a un punto insieme è molto scarso, va a tenere basso, quindi no. 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 Nine. Pista Sorrentino, lui sì. E mio Maurizio. Antonio, 100 milioni, 100 milioni. Sono commissario. Non c'è più allenamento. Vediamo un po' che diceva Danilo. Sono in stagione nuova, non c'è di dare il massimo. Ho trovato il ragazzo. Giocavo un pochetto. Di lupo è felice. E allora, ragazzi, vinciamo con 3 punti di vantaggio all'ultima giornata. Cioè, è un film questo serie Netflix in cui la Juve c'è da conto di buttare nella squadra. Cioè, vi ho fatto emozionare, almeno spero. Io, ripeto, sono amante del calcio. Amante del gioco del calcio. E a parte il gioco mi è piaciuto vincere così all'ultimo con una buona partita, solo che davvero io ci sta che a Juve qualcuno le perda, ci sta che io le perdo qualcuno perché non sono detto il bomber, però dico, certe partite non si possono neanche vedere, cioè col Frosinone perdiamo 2-0, col quarto di conflitto consecutivo con Inter, Monza, Napoli e Genova, che mina Inter c'è stato 1 e Napoli va, non è Napoli di una volta, ma poi Monza e Genova che sono tra le ultime, cioè... È vergognoso. Andiamo a vedere anche la squadra come è andata e come è cresciuta. Abrosa. Ma no, questa è la Juve che ha portato lo scelto da 7. Un punto per in 79. C'è questo Carrillo che per mandare mai in peso che è molto promettente. Olivera. Buon acquisto di Contezzino. Ha fatto il suo. Proventato. Anche se un po' scontento perché è tempo di gioco. Per chi è andato da crescendo, la botta si vende. Cambia il suo pure cresciuto come Olivera. E tutti sono stati uguali, però. Cambiarsi con la Juve, preferito a tenerlo sinceramente titolare. Poi Danilo che ancora deve cambiare il ruolo. Più uno, Romeno più due, Bremer più tre, una bestia. Giallo più due, Café un peccato meno due, ma lo fa molto bene, un vero peccato per lui. Poi Gatt con lui più due. Sì. Io non so perché non cresce, no, solo più due. Cioè, Marin da mandare tanto in prestito. Ecco Lorenzo, Ben Johnson, visto poco, ma. Se vi uno che tappassi il buco, diciamo, e c'è stato quando c'è stato bisogno. Locatelli più 3, 85, Francesco 100 più 2, Rovella 80, Rovella, Ilin Junior 76, più 3 di Arthur più 1, ma si venderà, Sanchez più 1 si può tenere, McKinney più 2, con Maes più 3, 85, ottimo, il loro che si merita,
è adesso più dura, anche se poi si è lamentato per poco del gioco, ma dai, che si è seduto, ma spero che rimanga. Miretti più 38 di gol del 3 verso Miretti. UEA più 2 all'Atalanta. Dera più 1 con 9 più 1 con Atalanta. Sei corso venduto. C'è il tapo che suona. Lorente più 2. Un buon esterno fatto i soldi. Anche il gol che ha fatto. Il Diz più 4. Con Camerolo ha fatto anche un bel stato di qualità. Bangorà. Questo qui dottore che ho trovato che... Questo è portoghese. È... Costa Doren. Costa Lavorio. Andiamo in prestito. È fantastico. Sule. Cherry. Che poi lo venderemo. Sule più 2. Chiesa più 2. Perché c'è da dire. Ken più 1, non male, veloce più 3, Zirze più 1, Caio Jorg 33, più 3, 73. Vediamo un po' le statistiche, allora. Chi ha fatto più gol è Federico Chiesa, 22 gol, 10 assist, mi siete battiti, direi un'ottima prestazione. Vlahovic ha fatto pochi gol, secondo me, per quello che è lui, però ha fatto 18 gol, 5 assist, poi lui non si è troppo lamentato. Kovmaier è sicuramente una sorpresa, doppia cifra per lui, sia assist che gol c'è. Impressionante. Lorente ha fatto il suo. Cioè, mi aspettavo fosse un pochetto di più in città, ma poi gli ho fatto doppiette, poi non segnava, poi faceva un gol. Cioè, un po' scontinuo, ma alla fine i suoi gol e i suoi assist li ha fatti. Miretti, proprio per solo da Roma, 9 gol, 2 assist con maggiore presenze. Buono, McKennie 6 gol, 5 assist. Cambiato 5 gol per cambiare 2 assist, complimenti. Daniele 3 gol per lui. Sule ha fatto 2 gol, 5 partite, non è male. Arthur ha fatto 2 gol, Romero 2 gol, non assist. Locatelli è un po' in... perché un gol a 2 assist non è tanto, eh? C'è un mediano che deve fare più fase difensiva, però lì ha avuto la media del Serie A di 6 quando sei, non è stato un malvagio, dai, neanche come voto. Gli altri, beh, ha giocato poco tutti gli altri, quindi non male che hanno fatto poco e niente. Purtroppo se la vi, mesami anche di 0 gol, però voto 6. Rovella 6 e 21, adesso 6 e 6. Quindi ha fatto un assist in Serie A 6-26, non male per lui. Capiva 4 gol, però peccato. Forse 68 è molto alto come media per lui. Bremer 0 gol, solo 2 assist, 3 scelte violate, ma ha fatto ben a media di 6 secondo 7. Scesni 6-91, 3 scelte violate. Direi che non sono mai come stagione per i titolari. Come ha fatto la squadra? Con questi titolari, sì. Con questi titolari, cambiato. Ma lascio lo stile di sì. Mettere là, questa è la squadra che Romero mi ha preso per ricoprire un po' la mancanza di Calafiori. Ma questa è la squadra che doveva nascere o inizi con Diego Motta. Ha messo Lorente perché doveva sopperire al fatto che il Diz qui era solo un 64, cioè veramente molto basso. Ok, che partiva già dal basso suo, ma davanti a noi è migliorato. FIFA e FCD4 poteva fare qualcosa per mettere magari a 70, solo mettendo a me. Poi la squadra con Mazzo del Rivallo, che avrebbe gli stessi Calafiori, sostituito da Romero, ma Calafiori poi ha fatto anche il suo quando Romero si è infortunato. Quindi, ok, è cambiato. Sono la squadra andata bene, ragazzi. Una buona simulazione, non possiamo lamentarci, nel senso che. Sappiamo come FC24, per come fare i giochi EA. Spero solo che ci sia più speranza nei prossimi anni. Con i prossimi giochi uscire, magari un FC25 sarà migliore. Io non penso più, ormai ho perso fiducia totalmente in EA. E sta anche andando a rovinare Formula 1. Formula 1 che è un gioco straordinario con Master. Arriva EA, sono già i problemi, i bug, mamma mia. Cioè veramente, io non so perché EA si sta a casa. Fai i giochi americani, fai... il hockey, fai football, fai baseball, basta, altro non fare. Comunque, oltre a questo, quindi speranza per il prossimo anno, vedete che sarà un gioco di calcio, FC potremmo anche tornarci a fare qualche altra sfida, aggiungete mai i commenti se potete avere qualche altra squadra, potremmo non so fare il Napoli di Conte per dire, o la Roma dei Rossi, anche se per giù non sappiamo quant'è la Roma dei Rossi, e vedere magari qualcos'altro che squadra differente, anche in Premier, c'è, non c'è più Klopp, c'è un attore del Feyenoord, c'è tanto da fare, c'è tanto da fare. Comunque ragazzi, vediamo qui l'episodio di oggi, io spero che il video vi sia piaciuto per tutti e tre della serie, e quindi vi lascio un like, a commentare, di la vostra, se avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, c'è notifiche che mi riusciranno,
Seguitemi su vari social come Facebook, Discord, Instagram, TikTok, così per fare sapere di più sul lavoro, con dei altri contenuti utili, offerti e partecipare attivi del canale community, sondaggi, richieste e discussioni. Inutile godo anche la possibilità di abbonarmi al canale di YouTube, apparirà la magia panna su avvertire vantaggi, a cui invece emoji, video potete vedere anteprima, anche se dedicate agli abbonati e quant'altro. Grazie, ci vediamo nel prossimo episodio di What If, se mai ci sarà. Io spero di sì, ma mi fa mettere in mente qualche idea, mentre nel frattempo avrò più tempo per pensarci. Magari voi mi date qualche consiglio, ma dal vostro Viterri passo e chiudo.